Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di The Man in Red o The Man in Orange. Questo è ovviamente uno dei temi filosofici che sono stati stimolati da una persona che mi ha scritto di recente. Ho ancora l'hotmail acceso dove mi è stato forwardato questo messaggio. In pratica mi si chiede qual è stato il mio development, lo sviluppo, diciamo, della mia esperienza personale per ciò che riguarda la lingua. Scusate. Qual è stato lo sviluppo personale del mio sviluppo per ciò che riguarda la lingua, dicevo, cioè la lingua inglese, come l'ho imparata, eccetera, eccetera. Se ho avuto difficoltà, se la musica mi ha aiutato, se ho fatto altre esperienze che hanno in un certo senso aiutato tantissimo la mia esperienza inglese, eccetera. E poi mi chiede: hai qualche metodo rapido, veloce per gli italiani per imparare velocemente l'inglese? E commenta che sono un po' teste dure, non lo vogliono imparare o non lo possono imparare, o lo imparano male? Questa è più o meno la domanda. Scusa se la uso, se ho cambiato le parole che probabilmente cambiano il senso, però mi chiedi: puoi usare la tua esperienza per aiutare o per dare i consigli a dei ragazzi italiani, a delle ragazze, delle persone di qualsiasi età che vogliono imparare l'inglese per inserirsi un po' di più nel mondo internazionale, quindi vedere se ci sono sviluppi, diciamo, di carriera o che, no? O soprattutto semplicemente per integrarsi di più in Europa, eccetera, perché in Europa si parla inglese. Allora, da dove iniziare? Io purtroppo ho un passato molto rocambolesco e avventuroso, perché ho iniziato a collezionare dischi dall'età di 14-15 anni. Quindi compravo dall'America dei dischi che ottenevo tramite le offerte in asta fatte al telefono. Quindi, trattandosi di soldi e di dischi, dovevi saper pronunciare bene il titolo e capire esattamente quello su cui stavi puntando. Cioè, se puntavi $50 su un disco che in teoria aveva uno starting price di $100, capisci che dall'altra parte ti mandava a fare in culo, perché in America non è che hanno, cioè non hanno il problema di dirti: guarda, non mi interessa parlare con te. Hanno molto business e quindi non gliene frega un cazzo se uno gli chiama dalla Nuova Zelanda, dal Burundi o dalla Nuova Guinea. Cioè, non sai parlare inglese e la cosa finisce lì. E poi, quindi già da lì incominciai molto ad applicare quel poco che imparavo a scuola a un punto di vista pratico, cioè in una situazione pratica, cioè facendo pratica in una situazione in cui c'erano dei soldi e degli acquisti da fare e bisognava essere precisi, perché appunto trattandosi proprio di acquisti non potevi acquistare fischi fer fiaschi o far perdere tempo all'auctioneer, cioè la persona che faceva l'asta e che riceveva tutti i booking al telefono. Parliamo degli anni 80 qui, quindi non c'era l'internet e non c'erano ancora questi metodi, non si usavano questi metodi praticamente come adesso, per cui si fanno le aste su eBay o si comprano i dischi su Discogs ed è tutto automatico, e quindi l'unico inglese che può servire è un mediocre inglese scritto. All'epoca si compravano riviste come il Goldmine, che esistono ancora adesso mi sembra, e Record Collector inglese, Goldmine americana, e lì c'erano delle persone che facevano delle liste di dischi e dicevano: minimum starting price £20 o $30, così che tu dicevi: offro 50, offro 60, poi richiamavi, è andato su, sì, offro 80, eccetera. E poi ovviamente c'erano delle discussioni che potevano avvenire con l'auctioneer, perché diceva: no, you can offer, but this record has been reserved by another person, therefore you have to call again and let me know if you want to offer more than 500, because this person probably is ready to offer 600, and blah blah blah. Cioè c'era tutta una serie di conditionals, di cose che avvenivano in condizionale, e quindi tu dovevi essere pronto a dire sì o no, velocemente. Io feci parecchie figure orribili, però incontrai delle persone pazienti, per mia fortuna, e lo so perché altri miei amici facevano aste da altre parti, e c'erano persone orribili
li trattavano malissimo, solo per il fatto che parlavano male inglese ed erano italiani, quindi c'era anche del razzismo. Vabbè, io comunque compravo da gente abbastanza simpatica, che rideva anche quando parlavo il mio inglese maccheronico, non che la cosa non accada ancora adesso, però all'epoca di più. E quindi pian piano imparai, in 2 o 3 anni, diciamo, applicavo l'inglese che imparavo a scuola a queste compravendite, a questi acquisti di dischi. Poi, quando crebbi e compì i miei 17, 18, 19 anni, incominciai a vendere dischi, a fare il DJ. E lì, ovvio, lavoravo a Genova, lavoravo in qualche localuccio. C'era ogni tanto qualcuno che veniva dall'estero, raramente, però c'era. E io mi buttavo subito e cercavo, diciamo, di parlare. Avendo già passato tanto tempo al telefono con l'America e l'Inghilterra, mi veniva più facile parlare di persona perché al telefono è più difficile, perché non vedi i movimenti delle labbra delle persone. Ovviamente, detto questo, non consiglio a nessuno di voi di fare questo con un telefono, perché le bollette per il mio povero nonno e i miei poveri genitori erano altissime, proprio perché io telefonavo col telefono di casa. All'epoca non esistevano, meglio, non avevo, nell'84-87, non avevo un cellulare, non c'era una broadband, non c'era un internet con cui si potevano fare queste cose, eccetera, come ho già detto. E quindi, quando arrivavano queste persone dall'estero, io mi buttavo, ed effettivamente il mio inglese non era poi così male perché avevo già fatto tutta questa esperienza telefonica. Adesso cosa potrebbe fare una persona? Potrebbe fare la stessa cosa con Skype, potrebbe skypare, trovarsi degli amici all'estero e cercare un po' di skypare in inglese. È più che scrivere, parlare, perché parlare è la cosa dove una persona impara veramente la lingua, diciamo, di tutti i giorni, se è quella che volete imparare. Se volete imparare l'inglese accademico applicato a determinati ambiti come la finanza, la legge, eccetera, è tutto un altro discorso e sarebbe bene affrontarlo in un altro capitolo. Comunque, quello che si potrebbe fare, ad esempio, è collegarsi su Skype e farsi degli amici all'estero che parlino solo inglese o che parlino una lingua che voi non capiate. Per cui dovete parlare solo inglese se volete capirvi. Questo è l'unico modo. Se vi chiudete nel vostro ambiente, parlate solo italiano con i vostri amici e i vostri conoscenti, l'inglese non lo imparerete mai. Le cose come le lingue, ma qualsiasi cosa, c'è sicuramente qualche user che mi commenterà, questo si applica a ogni campo, ma è vero, c'ha ragione, è la verità. Qualsiasi cosa si impara con la pratica. La teoria è una codificazione della pratica ed è molto utile per capire come comportarsi in senso pratico. Questo avviene anche nella legge, avviene in matematica e dappertutto, cioè la pratica con gli esercizi, nella lingua col parlare, col cercare di fare proprio delle cose, cioè fatevi degli amici all'estero, incominciate a parlare di politica, chiedetegli che visione hanno di Monti, del governo, cercate di capire come si fa una critica a un sistema politico quando sapete già un po' di inglese, no? Cercate di incominciare di diventare critici, perché ad esempio una cosa che fa parte del mondo anglosassone, come anche di quello europeo, è quello di essere molto critici verso le istituzioni, ma non attivisti, critici, cioè parlare in maniera estremamente competente di cose ed esprimere delle ragioni pro o contro una determinata cosa, una cosa che incontrerete molto spesso quando parlerete con persone all'estero, gente che ti chiede a bruciapelo cosa ne pensi della politica e dell'economia della Merkel. Io sono contro per queste ragioni, A, B, C, D, F, G. Pensi che siano valide o pensi che di avere altri argomenti con cui illuminarmi sull'argomento? Questa è una tipica cosa che succede. Quindi quello che direi fondamentalmente è socializzate, socializzate e socializzate. Questa è la prima parte.